Il pareggio e la prestazione di carattere sfoderata a Matera non porta ancora serenità in casa messina. Subito dopo la trasferta lucana è scoppiato il caso delle dimissioni di gruppo di tutto il management della società giallorossa, dal direttore generale Lello Manfredi al direttore sportivo Cristian Argurio, sino ai più stretti collaboratori dell'area comunicazione e dell'area marketing. Insomma, gli uomini che con la proprietà avevano contribuito a salvare, riorganizzare e costruire il Messina 2015-2016. Le dimissioni sono state respinte dalla proprietà, ma per questa sera sarebbe in programma un consiglio d'amministrazione urgente con la vicenda al primo punto dell'ordine del giorno. Una riunione che potrebbe slittare se il presidente Stracuzzi, fuori sede per motivi di lavoro, non rientrerà in tempo a Messina. Il problema sarebbe nei rapporti interni tra i soci del Messina e per il silenzio sulla programmazione futura. Tutt'altra aria si respira da Agrigento. Ad Andrea Lacragas ha inanellato la quinta vittoria consecutiva, la terza di fila in trasferta, confermando come l'avvento di Pino Rigoli in panchina abbia dato la svolta al campionato ai biancazzurri. I numeri sorridono all'allenatore che ha sostituito le grottaglie, visto che in 5 gare ha ottenuto quasi gli stessi punti del suo predecessore in 17 partite. Ma c'è di più: l'Agragas di Rigoli sta mostrando una solidità difensiva mai vista, tanto che il primo gol subito è proprio quello di ieri ad opera di De Vena. Senza i 3 punti di penalizzazione, l'Agragas sarebbe affiancato al Messina e domenica prossima, sfidando la Paganese, i biancazzurri hanno la possibilità di compiere un passo decisivo verso la salvezza. Bene, tutto per...